Bella a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video. Oggi facciamo un altro spacchettamento, un'apertura pacco, in realtà una bustina imbottita. Questo in realtà non è per me, ma l'ho ordinato per un amico che non utilizza internet e non fa acquisti via internet e quindi mi ha delegato, diciamo così. Dovrebbe essere un caricatore per una Beretta 70, una vecchia Beretta 70 calibro 7,65. Sono di libera vendita, i caricatori non serve perlomeno questi sotto, una certa, sotto i 15 colpi di capienza, quindi possono essere spediti senza nessun problema. Adesso vediamo, io ho controllato l'indirizzo naturalmente del mittente. E appunto dovrebbe essere quel serbatoio per Beretta 70, eccolo qua. Sembra abbastanza nuovo, in effetti è tutto di metallo anche nella parte qui nel piatto, con questo caratteristico pezzetto che sporge. Non ce li hanno più i caricatori delle pistole moderne. Oltre che questo è quasi sempre di plastica. In poche parole, questo andava di moda evidentemente negli anni 70, serviva per dare un po' una ritenuta, o almeno un'idea di ritenuta alla mano. Sotto il mignolo, in effetti, c'è anche una zigrinatura per una, tra virgolette, sempre miglior presa, perché non serve a nulla, tant'è che non c'è più. Se c'è appena accennato. Comunque mi sembra abbastanza, forse c'è da metterci un po' di olio, magari ce lo metterò. Sarebbe da aprire e vedere la molla come è messa, però faccio una prova un po' meno invasiva. Eccomi qui, ho preso anche l'olio, già che ci sono. Allora, prova un po' meno invasiva è di spingere e vedere se scende bene. Scende tutto, però è un po' duro effettivamente. Quindi ci mettiamo un po' di olio, che male non fa mai. Anche se non è per me, è comunque, tra l'altro, è la stessa persona che mi ha, non dico regalato, però ceduto un corrispettivo. Veramente è un po' sporco, effettivamente è un po' sporco, un corrispettivo veramente ridicolo, la Glock 17 nuova, e poi si è pentito. Non tanto di aver ceduto la Glock, quanto di essere rimasto, come mi ha insegnato lui del resto, a dire con le mutande in mano, ovvero senza nulla. E quindi si è comprato adesso, oggi che parlo è il primo settembre, anche se in realtà ormai siamo il 2 settembre perché è dopo mezzanotte,
parecchio dopo mezzanotte, si è comprato un catenaccio che è questa vecchia B70, tanto per non rimanere appunto con le mutande in mano a bocca asciutta. L'abbiamo ben oliata. Ha bisogno di un po' di olio. Questo era un pezzo che era inutilizzato. È sempre bene oliare queste parti metalliche perché l'ossido si forma, soprattutto queste che vedete, nonostante che abbia una quarantina d'anni, presumibilmente ancora in ottime condizioni. Un leggero segno qui sulla parte argentata, anche questo è di plastica, non mi ricordo adesso il nome tecnico, insomma la parte che viene su, che porta su la munizione, qui è di metallo, chiedo scusa se si è capito male, ma nelle pistole nuove è sempre di plastica. Questo invece è un corpo completamente di metallo, in pratica la molla, il corpo esterno, il piatto qui sopra, qui sotto e l'elemento che sospinge. Non c'è nulla di materiale polimerico qui. Calibro 7,65, made in Italy. Ecco qua. Lo rimettiamo dentro e il più presto, domani o dopodomani, verrà consegnato al legittimo proprietario. Grazie per la visione e ci vediamo al prossimo video.